Il 2021 è stato l'anno della nuova normalità, con la consapevolezza che il crimine non può essere bloccato dai confini nazionali, proprio come il Covid. Anzi, diventa più aggressivo in quei paesi che hanno basse barriere difensive. Per combatterlo, dunque, non si può prescindere dalla cooperazione tra gli stati. Virus e criminalità, inoltre, si intrecciano e si condizionano a vicenda. A confermarlo è l'annuale bilancio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza presentato oggi al Viminale. Anche le abitudini criminali sono state modificate adeguandosi ai cambiamenti della nostra vita sociale. In questo panorama non sono mancati successi nella lotta alla criminalità. Di più, sul fronte della ricerca dei latitanti, il 2021 è stato un anno da record. 1.343 sono stati catturati in 61 paesi da gennaio a novembre. Molti di loro con un curriculum criminale importante, boss mafiosi, pedofili, terroristi. Diverse operazioni di successo sono a firma italiana grazie al progetto ICAN, acronimo di Interpol Cooperation Against Drangheta. Sono ben 71 le indagini in corso sulle sottrazioni di minori, ben 14% in più rispetto allo scorso anno. 3 bambini sono stati riconsegnati al parente a cui erano stati sottratti, tra loro il piccolo Eitan, al centro di una vicenda internazionale, portato illegalmente in Israele dal nonno dopo la morte dei genitori nella tragedia del Mottarone. Le società interdette per infiltrazioni mafiose crescono del 9,7%, così le minacce ai giornalisti, soprattutto quelli che si occupano di pandemia, e agli amministratori locali, cresciute rispettivamente del 21% e 16,9% rispetto al 2020.